Questa praticamente era l'autostrada di Borboni, che percorreva le vecchie vie romane. Sono in provincia di Salerno. In questo luogo, nel novembre del 2013, quindi quasi 7 anni fa, è crollata la strada. C'è stata una frana. Sono passati 7 anni e non è successo nulla. Questa non è una strada qualsiasi. Qui siamo sulla strada delle Calabre, che collega il nord e il sud del paese. È la vecchia autostrada borbonica. Addirittura i romani percorrevano questa strada per attraversare il paese. E invece oggi ci troviamo sostanzialmente nel nulla. Qui dietro, di fronte a me, c'è Auletta e dietro di me si va verso Sicignano, ma la gente non può più passare proprio perché c'è stato questo blocco, cioè l'inattività assoluta. Addirittura queste terre sono state citate, sono state cantate da Virgilio, e dopo secoli ci troviamo in questa situazione di degrado assoluto, e addirittura ci vengono a parlare di turismo in questa zona. Qui siamo vicini alle grotte di Pertosa, che sono uno dei beni più eccezionali di questa regione. Ma come fanno le persone a raggiungere questi posti? Se addirittura mettete sul TomTom, sul navigatore, la strada per arrivare a Pertosa, spesso vi fa arrivare da quella parte lì e poi c'è il nulla. Molto spesso gli autotrasportatori si trovano in difficoltà addirittura a fare una manovra. Questa è la Campania che ci regala l'attuale classe dirigente, una Campania che frana, una Campania che crolla e di cui nessuno si prende cura. Noi dobbiamo prenderci cura della nostra terra, in particolar modo delle aree interne, che significa reinvestire, tornare a investire finalmente sulle infrastrutture, sulle strade e sui collegamenti interni, non per arricchire qualcuno, ma per permettere alle comunità di vivere, di riuscire a spostarsi con facilità e di poter valorizzare il patrimonio di tutte queste terre.